considerato tra l'altro che è un settore abbastanza disastrato, quello della sanità, in particolare nel Mezzogiorno, ma anche in alcune regioni settentrionali, eccetto la Lombardia, in parte anche l'Emilia. Egualmente abbiamo avuto questo boom di astensionismo che preoccupa sempre di più, perché dai famosi 94% che era la vetta degli anni di 30 anni fa, quando la gente andava a votare raggiungeva questa percentuale, pian piano siamo scesi sino al 60-65%. Se poi andiamo a vedere quello che è accaduto per gli ultimi ballottaggi nei vari comuni, questo astensionismo è stato ancora più corposo, e anche qui avviene l'astensionismo quando bisogna eleggere il sindaco con i suoi tanti poteri e la guida del comune, che è proprio quell'ente che noi ogni mattina troviamo nell'istante in cui apriamo la porta, ci mettiamo sulla via, entriamo nelle varie problematiche della quotidianità. Si può dire che all'80% queste problematiche sono governate dalla tipologia, dal modello di governo dei comuni. Arriviamo al ballottaggio e avviene questo fenomeno, cioè quelli che prima erano impegnati magari per il proprio candidato o per la propria lista, siccome è rimasta soccombente, non ha partecipato più al ballottaggio, si sono astenuti. Oppure avvengono delle cose strane, che per esempio tipo Galattina, che il PD, non essendo entrato nel ballottaggio perché è stato il terzo, il ballottaggio si svolge solamente tra il primo che riceve più voti e il secondo, ha creduto opportuno di puntare sul rappresentante degli Io Sud, che sarebbe la nuova formazione politica che porta avanti un discorso più marcato per quanto riguarda le rivendicazioni del Mezzogiorno. Io non vedo nulla di strano tutto questo, però insomma questi miscugli, ecco, di cui partecipa anche l'elettore, danno una dimostrazione che a me non piace. Quindi il problema personale è fuori campo, il rispetto delle persone da parte mia è assoluto, però dimostra che non abbiamo più un cittadino elettore politico e convinto anche delle sue idee. Non dico che deve rimanere ancorato sempre a quelle, perché può anche cambiare, però è strano che avvengano questi flussi impropri su candidati e su liste che sono molto distanti sul piano ideale, sul piano ideologico, sul piano del modello del comune e via di seguito. Questo che cosa dimostra? Che non abbiamo più nemmeno la politicizzazione da parte dell'elettorato. Qualcuno si vanta e dice meglio così, la gente vota per sua intuizione, considerando i candidati, insomma, ecco, quindi non si pone riflessione né da dove viene il candidato né da dove va, e credo che queste ammucchiate non giovino certamente al chiarimento politico, non dico a una democrazia compiuta che ormai diventa sempre più lontana, ma nemmeno a una democrazia ordinata che vuole che l'elettore esprima il suo voto dopo riflessione molto attenta e nella sua libertà, ma certamente non può diventare una specie di elettore arlecchino per cui nella tale data vota il tale partito, nell'altra
un'altra, un'altra formazione politica e così via, perché questo rompe alcuni equilibri e sotto certi aspetti ci può portare anche verso derive improprie e dannose che, come dicevo prima, non giovano né al buon governo né a un radicamento di una democrazia vissuta e veramente compiuta. Beh, il risultato, si dice, Maria Russo, della spoliticizzazione delle elezioni stesse, quelle che sono state sempre rappresentate come lo strumento politico per eccellenza, perché rappresentava poi i partiti, ha rappresentato le ideologie, ma dovrebbe rappresentare soprattutto dei programmi. Oggi invece non c'è più tutto questo, si dice la caduta delle ideologie o la non più fondamentale forza che prima le ideologie davano ai soggetti politici, ai partiti, ha portato più al personalismo o alle situazioni territoriali anziché ad un'ideologia e quindi ad una fede, si diceva una volta, tra virgolette, politica. E proprio sui proclami di cui c'è tanto da riflettere, perché ormai o questi proclami non ci sono oppure sono livellati. Tutti dicono le stesse cose e questo quindi comincia ad infrangere anche il valore del bipolarismo, anche la pluralità dei partiti, perché se tutti cantano nella stessa maniera, ecco, cantano, credo che non avremo delle specificità di pensiero e non avremo nemmeno dei contributi da parte delle forze politiche e dei partiti, che anche in questa sede io ho detto più volte sono veramente partiti dalla coscienza pubblica, e quindi domani non si può nemmeno rimproverare se il candidato, se l'eletto, se assolto meno ai programmi, perché sono tutti programmi un pochettino fumosi e non adatti molte volte, torno a quello che dicevo prima, alla tipologia dell'elezione che si viene a celebrare. Si parlerà di grandi problemi, ma non si parla, per esempio, ecco, Galatina, che cosa fare per la Colacem, che cosa fare per l'ambiente, e chissà quanti problemi si sono accumulati. Là c'è anche il problema dell'ospedale, che era certamente un presidio molto eletto e che da qualche tempo, a dire almeno quello che è degli interessati, a quello che si legge sulla stampa, ha avuto anche così una certa depressione, non di funzionalità, ma alcuni reparti sono scomparsi, per cui il presidio ospedaliero non presenta più quell'organicità. Credo che di questi problemi se ne sia parlato un po' sulla piazza di Galatina, però ecco, non c'è più questo nutrimento democratico. Allora questo vuoto, stavo dicendo vuoto prima, perché diventa vuoto, il voto diventa vuoto, perché allora non abbiamo i programmi, non sappiamo quali sono gli ideali che vengono a caratterizzare questo o quel candidato, non sappiamo l'omogeneità della formazione, perché si possono avere le ammucchiate più strane, insomma il quadro politico, ecco, è un quadro un po' ombroso. Lei ha detto che da parte mia voleva illuminazione, a parte certo. Che dico, questa illuminazione, dico, no, non può scaturire da me, io sono un politico di periferia e quindi le grandi illuminazioni possono venire solamente dai leader, ma credo, ecco, che non si può accendere nemmeno la fiammella di una lampada, perché questo tunnel delle incertezze politiche è un tunnel infinito e lo sbocco non lo si vede. Certo, parlavamo dell'astensionismo e sono queste situazioni che lei ricordava, appunto, che poi
portano il cittadino alla disaffezione dalla politica. Lei ricordava le percentuali di votanti, ma se a queste aggiungiamo le schede nulle e le schede bianche, aumenta il disinteresse. È il più grande partito d'Italia, aumenta il disinteresse. Quindi lei diceva pure prima un'altra cosa molto importante, non si dà la giusta considerazione alla tipologia di elezione che affrontiamo, cioè parlando di elezioni comunali si dovrebbe pensare ai problemi del comune o ai problemi della regione e quindi scegliere in base a dei programmi che vogliono intervenire in un modo o nell'altro per risolvere quelle che sono le problematiche sul tappeto, e invece vengono tutte connotate politicamente e quindi è una prova di forza delle formazioni in campo.